Organizziamo un match portiere contro centrocampista. Vai. 2000 commenti, ZV, VS, GK. Mamma mia, 2000 sono tanti, raga, sono buono. Vedi, sì, ma per vedere questa sfida, sì. Bravo, tanta roba. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Simone Workout, raga. Oggi siamo qui in una palestra di pugilato e che palestra, ragazzi, siamo qui con due ospiti speciali che stanno proprio per venire in questo momento. Ci sono, Simone! Sergei, dal calcio al pugilato, ragazzi, oggi faremo un allenamento insieme, vi testerò nel pugilato. Adesso schiocco le dita e guardate come si illumina, deve essere illuminato solo il ring, ragazzi, siete pronti? Ah! Sei malato, sei! Aspetta, aspetta! Ah, sei solo per questo 50.000 like, raga, dai, partiamo, partiamo. Questo, queste sono le punizioni severe di Mirko. Diciamo, ti metto per primo capo, un po'. No, no, non me. Ragazzi, ci siamo pronti, adesso andiamo a riscaldare, però ovviamente qui ci serve il super coach, proprietario della palestra, ecco qui Mirko, che già ci ha messo i messaggi. Ciao, bravissimo. Allora, siamo pronti. Prima di partire ovviamente vi ricordo di supportare questo video con like a manetta, anche per sostenere questi ragazzi che stanno affrontando il loro primo allenamento, raga, di pugilato, cioè non hanno mai praticato il pugilato, quindi ci sarà da divertirsi. Però vi voglio far vedere giusto un paio di chicchette, perché qui abbiamo un sacco di sacchi interessanti, cioè questo che pesa 1000 kg, raga. In Italia c'è, cioè, non esiste, non esiste. Intanto c'è appesa una bella felpa Ice 120, cioè come potete vedere, perché qui ci facciamo riconoscere un po' ovunque, no? E poi beh, c'è sto ring che è stellare, raga. Adesso sul riscaldamento. Adesso facciamo un Andiamo. Il nostro super coach Mirko imposterà entrambi i calciatori partendo da zero, quindi vedrete un po'. Esatto. Allora, andiamo a vedere l'impostazione almeno della guardia. Faremo poche cose, ma cercando di farle come si deve. Apriamo le gambe, quanto sono larghe le spalle. Vado indietro di un passo di marcia con la gamba destra. Boom. Mano destra in protezione, plesso solare, quindi sempre carico sul pugno più forte, braccio sinistro o attaccato al viso o leggermente avanzato. A meno che non sia mancino, il colpo più forte dell'avversario fa fatica a entrare. Cosa molto importante, ragazzi, sono gli spostamenti. Gambe sempre in guardia, quando si va avanti parte prima la gamba avanti e poi segue quella dietro. Se andiamo a sinistra aprirò prima la gamba sinistra, quindi 1 2, vado a destra, 1 2, vado avanti, 1 2, vado indietro, 1 2, è lo sport da combattimento, soprattutto il pugilato non è braccia, parte tutto da sotto. Quando batto le mani porterò prima il jab, che è il vostro braccio avanti, e il destro, ok? Il piede dietro rimane sulla gamba tesa, ok? E ruoto come se spegnessi una sigaretta, piede destro, deve fare questo lavoro, uno e torno, ruoto e torno, avanti, ruoto e torno, destro, no, non ti buttare, ruota, uno, due, e torna al viso, eccolo lì, ruota, carica il sinistro come se fosse un colpo di pistola. Che non devi pensare alla mente. Esatto. Ok, io devo entrarti nella mente. Devi uscire da quella cosa lì e ti devi fidare. Guarda cosa cambia, Non darmi mai la schiena. Tu tira, fregatela, adesso lavora. È frustrante questo. Sì. Questo è il valore aggiunto del padman. Due. Dai, subito due. Hai capito? Questo è il lavoro. Dai, cavallo! Vedi che sei inappreato. Bravo. E torna. E torna, bravo. Bene, e torna, dai. Bene, recupero, ottimo. Oh, Simo, comunque secondo me per un pugile giocare a calcio è più facile. Per un calciatore fare il pugile è molto più difficile. È tosta. Comunque ragazzi, ci stiamo scaldando per il momento. Adesso deve arrivare il bello, state vedendo una parte diciamo introduttiva. Siamo solo all'inizio e per me è già fantastico quello che ho fatto finora. Poi questo video è pieno di sorprese. Oh Simo, è sorprese anche per loro. Divertentissimo e bellissimo. Dai. Un maestro come Mirko è una roba stimolante, veramente al top. Proprio vi isola e pensate a quello. Non abbiamo ancora fatto niente, Ok. Vai. Sulle mani. Dentro. E ruota, via.
Una bene. Due. Buono, veloce. Buono. Ci abbiamo il destro che fa fatica a ruotare perché abbiamo... parte da qui fino a qua. Uno strappo muscolare importante. Però non si molla, ragazzi. Non si molla. Anche zoppi, sempre... Cerco di lavorare abbastanza in sicurezza, ovviamente, senza strafare. Gamba un po' bloccata, però non ci so scuse, regà. Qui ci sono due grandi ospiti e ci sarà da divertirsi oggi, regà. Regà, Mirko mi dà stimoli giusti, nonostante le sciacche problematiche per... riusciamo a spingere bene, dai. Sempre, sempre. Dai, dai, dentro un altro, vai. Dai, dai. Allora, adesso sta partendo Sere con i colpitori, vediamo un po'. Ruota. E ogni volta che non mi ruoti il colpo, io faccio fare flessioni. Bravo. Uno, due. Belle. Bene. Due. E dentro uno. Ruota il pollice e ti faccio fare 20 flessioni. Dietro, già 20 io. Sì, ok, 10 flessioni, via. Ecco, allora. Insomma, queste sono le punizioni severe di Mirko, ne ho passate tante anch'io. Andiamo. Voi vedete che io continuo a dire ruota il pugno, ma c'è un motivo. Questo lavoro qua fa sì che tu hai il mento scoperto. Ruoto. Poi okay. Mirko, correggimi se sbaglio, anche, penso imprimi anche più forza ruotando. Certo, assolutamente. Ok, 10 flessioni. Ok, l'ho appena detto. Ok, perché non stavo pensando, stavo pensando ad altro, no? Allora, bastoni, questi servono per chi, come lui, nel continuare a buttarsi, se trova un'opposizione, continuerà a fare sempre quel difetto lì. Questa, l'opposizione, è quasi il 60% in meno, 70% in meno, e quindi deve essere lui a richiamare i colpi. Bene, e torno. Uno. Guarda come cambia. Uno. E torna. Bene. Destro. Destro. E tieni su bene il sinistro. Uno, due. Bravo, non stai respirando. Ruota il destro. Uno. Gancio diretto. Via. Bam, bam, bam. Vedi che vai qua. Io lo tengo qua fino alle 11. Ok. Gancio. Orologio. Come se ti guardassi l'ora. Il destro dove deve stare. Bravo. E poi da lì riparte il destro. Ok, più elastico. Pam, 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 bravo. Ole, concentrati di più, eh. Tre bene. Oh, 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 cazzo. Però fino a quando lo fai giocare, lo fai giocare. Però, oh, guardami, ci vogliono i coglioni qua, certo. Proprio non sta migliorando, si fa prendere tanto la foga, dal voler far male. Dovrebbe stare un po' più sciolto, più tranquillo. Ok, non buttarti, ruota per lungo il destro. Tre. Ole, ruota bene il piede, tre. Buono, ruota col gancio, tre. Dai, bravo. Molto bene, io rido e scherzo, come potete vedere, però io rompo il cazzo, scusate il termine. Voglio che le cose siano fatte bene, sono tre colpi. Il lavoro del padman è prendere il righello e sistemarlo. Tre colpi fatti bene, non c'è bisogno di tirare come i dannati. Un colpo sono capace a tirarlo tutti, uno però. Poi gli altri, quello che porti sono massimo quei tre colpi, eh. E devi sperare che riescano ad arrivare a segno, eh. Colpi come si deve, non perfetti, ragazzi, per quelli che commentano, eccetera, eccetera. No, okay. Ma commentano positivo, che devono dire? Primo giorno di pugilato, te muovi così, ma che molto bello. Però, grazie mille, Mirko, c'è... Grande. Ok. Quindi, sensazioni tue? Forse cambio sport. Quindi, come se fossi rinato e sono rinato su un ring. Quindi, bella cosa. Mentalità positiva. E poi le mani usi tanto, fa il portiere. E tiro un pugno e poi esco. Bene, molto bene, perché il carattere ce l'hai, capito? Se riesci a incanalizzare quella cosa lì, va sempre bene. Ok, qua però, e poi destro. Ti viene il gancio, tre. Bravo. Ok, non andare a spasso con le gambe, due. Bene. Bene, tre bene. Bellissimo, grazie. Bene, grande. Stancante. Oh ragazzi, siete contenti che mi ha portato qua? Sì, tanta roba. Adesso ragazzi passiamo al prossimo step.
penso normale, normale. È tutta la tensione, no? Più alzo la mano, più alzo le dita. Normale, ci sono tutti. E anche tanto l'adrenalina, la tensione. Adesso io direi di farli lavorare un minutino con me. Io magari lavoro principalmente sulla difesa, ogni tanto li stuzzico un po' col jab e loro intanto si sfogano così. Va, mi menate, regà, mi menate. Siamo venuti qua apposta per questo. Dai. Ok, mi ci sto mettendo i guantoni, siete pronti? Chi metto per primo capo? Dimmi un po'. No, no, non me allora. Siamo pronti? Mirko ci dà il via, ci dà il gong. Via ragazzi. Vai. Bravo, ok, bravo. Non la bocca dello stomaco e basta, punta il viso. Ok. Via. Vai dentro. Ma vai. Oh, non avere paura di toccare. Via. Destra, destra, destra. Gira, 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 destra. Vai! No, ti stringi sulle mani, sono sempre. Bravo! Ah, che sei? Dei capo, ragazzi. No! Bene, bravi ragazzi. Ottimo, ottimo. Molto bene, dai, si stanno divertendo ragazzi. Lui lavora, lui ha cercato di gestire un pochettino. Lui proprio lo stava anche toccando, è una cosa proprio tecnica per fargli provare, soprattutto a lui, cosa vuol dire avere davanti una persona. Anche perché mi ha attaccato due volte in pieno, ho preso. Dai, vediamo se... Dai. Esce il numero 10, entra il numero 11. Vai. Ferenza di Tarabù, che è uno che sta lì che viene sotto, lui è attendista come me, quindi sta lì, aspetta i miei colpi, va. Bravo, ora. Occhio, perché questo te l'ho fatto così, l'ho portato alla carezza, la persona non c'ha pietà, tu continui a tenere basso così, ti porto un destro qua. E vale. Bravo così. Lui sfrutta le sue leve lunghe e comunque sta lì, non è che viene sotto senza ragionare. Allora, facciamo un 5 secondi, dai. 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 Allora, adesso ultimo giochetto. Una scarica di colpi. Io sono abituato ormai. Diciamo perché comunque il condizionamento dell'addome va sempre bene, dico bene. Yes. Dai, raga, dai, siete pronti? Vai, vai. Vai. Messo le corde. Bravo, direi test superato, raga. Ricordate quello che vi ho detto ieri al campo? Quando stai facendo sparring, quando stai facendo qualsiasi tipo di sport, qualsiasi cosa, non devi mai far vedere che stai soffrendo, subendo dolore. No, io sto bene. Pure che stai a soffrire tanto, io sto bene. Oggi sono venuto con una gamba di legno, però sto bene. È tutto dalla testa, raga. Di staccare. Guarda che tiene sto ragazzo, eh. Oh, sei pronto? Io non voglio una goccettina di sudore. Vai, vai. Dai, Bravo, così. Bravo, così. Bravo. L'hai tirato più forte oggi di ieri. Oh, hai visto come le nascondeva il fegato? Ti girava. Lo sa che sì. Oh, grandi, raga. Ultimo step superato, io direi. Vai, serio. Adesso qui realizziamo un match portiere contro centrocampista. Vai. 2000 commenti, ZV, VS, GK. Mamma mia, 2000 sono tanti, raga, sono un buco. Vedi, sì, ma per vedere questa sfida, sì. Bravo, tanta roba. Sì. Tu sei più stile mio, ti vedevo proprio quando avanzavo, che più attendista, stavi lì, aspettavi per rientrare. Lui invece picchiatore puro,
che veniva sotto. E quindi è bello per quello. Dai raga, 2000 commenti anche di più, mi raccomando. Esatto, a cannone, raga, supportate a cannone anche perché voglio vedere. Io voglio fare l'entrata proprio seria. Comunque io farei complimenti a entrambi perché avete fatto veramente un ottimo lavoro, un ottimo allenamento. Chiamerei a questo punto il super big Mirko. La prossima volta vi demolisco. meglio. Molto bene, dai. Bene. Per essere la prima volta che hanno fatto sport da combattimento, quindi fare soprattutto le passate sono andati molto bene. Anche se sono anche un po' mossi con me. Quindi ragazzi, per chiudere il video, iscrizione, canale Portierone, facciamolo schioppare. Iscrizione, canale Zeta Jackson, facciamolo scoppiare, anche perché portano contenuti veramente molto interessanti. Ovviamente iscrivete pure al canale mio, ovvio. Qua tutta Road 2, non so quanto, mezzo milione non merita, no? Sì. Poi ragazzi, il Super Mirko, ragazzi, se arriva, io direi a 15.000 su Instagram, allenerà uno di voi a sorteggio, quindi dovete tutti seguirlo. Io vi dico una cosa, se venite qui dentro, a parte che vi divertite da morire e poi veramente imparate il pugilato, quindi seguite su Instagram anche per le sue storie, le sue posta robe interessanti, quindi ci sta. Detto questo ragazzi, like spero che l'hanno messo, iscrizione pure, commento pure, 2000 commenti, ricordiamo l'hashtag e sparring, anzi il prossimo video è sparring. Ci siamo, dai ragazzi.